you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buzz, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding. Feels like the first touch
Still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember. Figata sta canzone, ragazzi, bellissima, spettacolo davvero. questa è una canzone da viaggio, in macchina. Assolutamente sì, è una canzone da crociera. Va bene, abbiamo qui con noi il signor Luca D'Assillaro di Ecoverso, l'esperto in auto green, in modo improprio le abbiamo definite green. Però è un esperto nella vendita, ma una vendita un po' particolare, poi adesso ne parliamo velocemente, cioè quasi immediatamente. Però prima dobbiamo terminare il discorso precedente. Stavamo parlando delle auto ibride plug-in. Abbiamo detto che sono quelle auto che hanno una capacità, chiamiamola così, elettrica limitata di circa 50 km e poi subentra il motore, classico motore termico. Giusto, Luca? Bravissimo Emanuele, non avrei saputo spiegarlo meglio. Perfetto. Bene, domanda che ti faccio: quanto tempo ci si impiega per caricare un'auto ibrida plug-in? Allora, la domanda è interessante perché se noi ragionassimo su un'auto completamente elettrica, apro solo una breve parentesi, sì, avremmo a disposizione per un'auto completamente elettrica diverse tipologie di ricarica con diverse potenze e quindi diverse tempistiche, perché avendo un'auto completamente elettrica delle batterie molto grandi, ovviamente diciamo minore è la potenza a cui ricarico, maggiore sarà il tempo che avrò bisogno per ricaricarla. Mentre invece nel caso di un'auto ibrida plug-in, dal momento che la batteria sì è capiente, siamo intorno ai 10 kWh di capacità più o meno, in realtà anche collegata a una semplicissima presa della corrente che potremmo avere in garage, l'importante è che
parliamo di un impianto elettrico a norma, con i cavi dimensionati a norma, questo è molto importante, ma nel momento in cui l'impianto è a norma e i cavi sono ben dimensionati, noi possiamo tranquillamente mettere in carica la nostra auto ibrida plug-in e nell'arco di 3, massimo 4 ore è completamente carica la batteria, per cui di notte è la situazione in carica. Sicuramente molto prima della mattina io ho già la batteria pronta per essere sfruttata per altri 50 km. Perfetto. E ma abbiamo parlato prima di durata della vita delle batterie su un'auto ibrida, 8-10 anni. In questo caso? Ah, attento, faccio una precisazione che vale sia per le auto ibride che per le auto ibride plug-in che per le auto elettriche. Sì. La vita di una batteria è ben più lunga di 8-10 anni, la garanzia è di 8-10 anni, cioè non significa che scaduta la garanzia la batteria muore, la batteria va avanti perfettamente a funzionare, che semplicemente è garantita per 8-10 anni. Questo appunto, così ti rispondo, vale anche per le auto ibride plug-in ed elettriche, la tempistica è sempre quella, può variare da marchio a marchio. Alcune case costruttrici danno 8 anni, altre ne danno 10, insomma, quello lì è l'unità di grandezza. La garanzia, ovviamente, perché era giusto specificare, domanda tattica per specificare garanzia e durata. Passiamo alle top, no? Che sono le auto elettriche, completamente elettriche, no? Sì. Come funziona un'auto elettrica? Ma in realtà è molto più semplice delle precedenti che ho spiegato, perché non ha motore termico, non ha il motore a benzina, ha semplicemente un motore elettrico che è collegato alle ruote e una batteria che dà energia al motore elettrico. Detto fatto, la macchina elettrica di per sé come principio di funzionamento è estremamente semplice. Ok, poi ti faccio una domanda piccantina, sulle auto elettriche, però rimaniamo adesso sul relax. Quanti chilometri posso fare con un'auto elettrica? Perché forse è quello che fa spavento un po' a tutti. Certamente è sicuramente il tema ancora oggi più delicato rispetto alle auto elettriche, però diciamo che ad oggi le auto elettriche con le capacità con le batterie insomma più piccole, cioè delle utilitarie, penso alla Renault Zoe, penso alla Peugeot E208, insomma quel formato lì di auto, già quello hanno più di 350 km di autonomia, quindi direi che per un uso quotidiano sono ampiamente sufficienti, e non solo, probabilmente sono più che sufficienti anche per una gita fuori porta, e laddove dovessimo fare un viaggio più lungo di 300 km, ecco che abbiamo a disposizione le stazioni di ricarica, le postazioni di ricarica, che tra l'altro finalmente da quest'estate hanno iniziato a installarle anche all'interno delle aree di servizio degli autogrill, per cui diventa veramente semplicissimo a quel punto fare un viaggio in auto elettrica anche più lungo, perché tanto la sosta in autogrill dovrei farla comunque. Non, a differenza dell'auto diesel o benzina, che quando faccio benzina devo essere lì io fisicamente a fare benzina, nel caso di un'auto elettrica è anche più semplice la faccenda. Arrivo, mi posiziono davanti alla colonnina, attivo la colonnina con l'app che ho sul telefono, collego la colonnina alla macchina, la metto in carica, la macchina la chiudo e quindi posso tranquillamente allontanarmi, entrare in autogrill, andare ai servizi, bere un caffè, mangiare una rustichella, e il tempo che io faccio sosta all'autogrill, la mia macchina si ricarica, e quando torno alla macchina dopo un quarto d'ora, mezz'ora, 40 minuti, dipende da quanta fame ho all'autogrill, ecco che sono pronto ad avere altri 100-200 km di autonomia che molto probabilmente mi consentono di arrivare a destinazione. Quindi è giusto fare una proporzione tipo 45 minuti, 100 km? Allora, possiamo fare un discorso. Le variabili sono tante. Ma possiamo fare un conto veloce insieme. Sì. Le variabili sono tante, però fai conto che le auto che possono caricare a una potenza più elevata in corrente continua, qui entriamo in tecnicismi, in questo momento ti risparmio, ma possono caricare tranquillamente 50 kW in un'ora. Sì. Quindi
Questo significa che se io sto collegato mezz'ora, per esempio, carico 25 kW. La domanda è, con 25 kWh di corrente in batteria, quanti chilometri faccio? Solitamente il calcolo da fare è molto semplice, sono 7 km con un kilowattora. Per cui facciamo il conto insieme, 25 per 7, tu che sei bravo in matematica, aiutami. 7 per 5, 30, 7, 7 per 7 2, 2 14, più 30. 170 km di autonomia. Ok. In mezz'oretta di ricarica. Certo. Questo è molto verosimilmente quello che riusciamo a fare. Ok. La cosa che adesso voglio capire anche, quanto mi costa un pieno? Perché, sai, vado a fare benzina, pam, metto dentro 50 litri, lo so. Quanto mi costa, certo, un pieno di corrente, non so, fammi tu un esempio di un'auto. Abbiamo parlato prima della 208? Sì, sì, allora ti rispondo. In realtà, ogni volta che mi viene fatta una domanda che riguarda le auto elettriche, quasi sempre la risposta è dipende. Ma sì, non perché io voglio, come dire, eludere la domanda, la risposta alla domanda, ma perché veramente dipende, ci sono delle variabili da considerare che sono importanti. Ora, tu mi dici quanto costa fare il pieno di corrente alla macchina? Dipende da dove la ricarichi. La stai ricaricando a casa? La stai ricaricando da una colonnina con una potenza più bassa, quindi in corrente alternata, oppure la stai caricando da una colonnina con potenza elevata in corrente continua? Perché sono tre fasce di prezzo differenti. Ok. E effettivamente cambia. Considera, tu, facciamo finta che devi fare il pieno alla batteria che è completamente scarica, cosa che non succede praticamente mai. Ma sì, facciamo l'esempio, se la ricarichi a casa ti costerà circa 25 centesimi al kilowattora. Sì. E se hai una batteria da 50 kilowattora, sì, devi moltiplicare 50 per 0,25 e ti, sì, costano fuori gli euro. Se invece la vuoi caricare da una colonnina con una potenza medio-bassa, quindi in corrente alternata, ti costerà circa 40 centesimi al kilowattora, che dovrai moltiplicare per 50, che è la capacità della batteria, oppure se la vuoi ricaricare da una colonnina molto potente, molto veloce, come quella che troveresti per esempio in autogrill, ti costa circa 80 centesimi al kilowattora. Questo tradotto in euro cosa significa? Che fare un pieno di corrente a casa ti costa pochissimo, ti costa 10-12 euro. 12 euro, to. Mentre quando sei in movimento, ti stai spostando, ti costa di più. Perché di più? Perché hai delle colonnine a disposizione che hanno una potenza molto maggiore rispetto a quella che tu hai nel garage di casa e ti permettono di ricaricare in molto meno tempo di quello che faresti tu nel garage di casa. Ecco perché ci costa di più. Okay. Ma in realtà ci costa di più nella misura in cui dobbiamo fare un viaggio lungo. Magari non tutti noi tutti, certo, i giorni dobbiamo fare viaggi lunghi perché abbiamo necessità di ricaricare la macchina in giro, ce la ricarichiamo in garage. Aggiungo che nella maggior parte dei casi noi la macchina elettrica potremmo ricaricarla gratis andando a fare la spesa, perché ormai, sì, praticamente tutti i supermercati, centri commerciali, cinema multisala and company mettono a disposizione dei clienti delle postazioni di ricarica che per i clienti sono gratuite. Quindi il tempo del film, ricarichi la macchina gratis, il tempo della spesa, ricarichi la macchina gratis. Certo. Ah, questo non lo sapevo. Non lo sapevo. Guarda, considera, ecco, c'è un nostro associato che ha acquistato una Renault Zoe con noi. Lui ovviamente si vanta del fatto che, sì, ha fatto con la sua Renault Zoe 11.000 km, sì, spendendo 30 euro. Porca miseria. In totale. Perché? Perché ha il supermercato vicino casa, lui va sempre lì a fare, sì, la spesa, e ogni volta che va al supermercato mette la macchina in carica. Certo. Quindi sono rarissime le occasioni in cui si trova a dover ricaricare nel suo garage o in altre situazioni lontano da casa. Quasi sempre per lui ricaricare al supermercato mentre fa la spesa quelle 2-3 volte alla settimana è più che sufficiente. Certo. Senti Luca, è interessantissimo, ti interrompo perché dobbiamo parlare di Ecoverso, perché mi interessa veramente tanto, perché Ecoverso è una, se, dal mio punto di vista, è una delle soluzioni per acquistare in modo conveniente un'auto di questo tipo.
Cos'è Ecoverso? Facciamolo capire. Allora, la nostra associazione, appunto, che si chiama Ecoverso, è nata principalmente con questo obiettivo di creare gruppi d'acquisto per auto ibride plug-in e auto elettriche. Cioè, l'idea e il principio è molto semplice: se tu vai da solo in concessionario ad acquistare l'auto, puoi ottenere al massimo un certo sconto trattando con il concessionario, certo. Ma se fossimo in 10 a comprare 10 auto, già nei confronti del concessionario potremmo avere una possibilità di negoziare migliore, e se fossimo in 100 a comprare 100 macchine, ecco che il prezzo iniziamo a stabilirlo noi. Questo un po' è il principio che sta alla base della nostra associazione, l'unione fa la forza. Noi mettiamo le persone che vogliono acquistare lo stesso tipo di auto, ovviamente auto a basso impatto ambientale, e andiamo a trattare con chi vende queste auto per comprarne appunto 50 o 100 insieme. Ognuno compra la propria, ma noi di Ecoverso trattiamo con i concessionari direttamente per il prezzo finale di ciascuno dei partecipanti del gruppo. E i nostri associati sanno che acquistando un'auto ibrida, ibrida plug-in o elettrica con noi, risparmiano circa 1000 euro in più, sì, rispetto al miglior prezzo che potrebbero ottenere da soli. Quindi, comprensivo di valutazione dell'usato, ecoincentivi statali, eventuali finanziamenti, tutto quanto. Finito il prezzo che loro potrebbero ottenere dal concessionario sotto casa, il nostro solitamente è più conveniente di circa 1000 euro. Certo, ma scusa, io pago te o pago il concessionario? Cioè, io che aderisco a questa sorta, chiamiamolo così in modo molto volgare per far capire, bando di Ecoverso le buttiamo lì, sulla Renault. Io voglio prendere la Renault. Infatti invito i telespettatori ad andare a vedere il sito di Ecoverso. Vedete tutta una serie di auto, no? Io poi chi pago? Pago il concessionario o pago te e di Ecoverso? Paghi direttamente il concessionario, okay, e il contratto di acquisto tu lo firmi con tutte le garanzie presso, perfetto, un concessionario ufficiale, in questo caso Renault. Quindi come se fosse un normale acquisto singolo, diciamo, chiamiamolo così. Esattamente. Ok. Esattamente, con tutte le garanzie. Quale auto si possono acquistare? Appunto, dicevamo prima, auto ibride, ibride plug-in elettriche, sì, di diversi marchi. Al momento, sì, i marchi che acquistiamo sono Toyota, sì, Hyundai, Kia, Renault e Nissan. Ok, ok. Ciascuno di questi ha diversi modelli, appunto, ibridi, ibridi plug-in elettrici, noi li acquistiamo tutti. Certo. Valgono tutte le metodologie di pagamento, chiamiamole così, normali, cioè come se io andassi a contrattare, cioè il finanziamento, lo posso fare con Ecoverso? Assolutamente sì, dal momento che appunto tu il contratto alla fine lo firmi con un concessionario, sì, puoi scegliere esattamente qualsiasi modalità di acquisto che il concessionario ti propone, quindi dal semplice acquisto all'acquisto con finanziamento, oppure adesso ci sono quelle formule di acquisto con riscatto, possibilità di riscatto finale o sostituire l'auto, cioè puoi scegliere esattamente la modalità di acquisto che preferisci, consapevole che il preventivo che ti fa il concessionario fornitore di Ecoverso è appunto di circa 1000 euro più conveniente di quello che puoi ottenere da solo. Quindi diciamo, se io risparmio almeno 1000 euro, ok? Sì. Ti pizzico. Scusa, dove sta la fregatura? Cioè, non la fregatura, perdoni. Tu cosa ci guadagni? Allora, la domanda è assolutamente pertinente e lecita, tra l'altro sul nostro sito è spiegata. Esattamente, sì. Noi contrattiamo con il concessionario da una parte gli sconti per i nostri associati, che devono essere appunto di 1000 euro più convenienti, e poi negoziamo una provvigione per noi sulla base del volume di auto che riusciamo ad acquistare. Quindi stabiliamo insieme al concessionario degli obiettivi, dei target di vendita, che se li raggiungiamo buon per noi, avremo più provvigioni, se non li raggiungiamo ne avremo di meno, ma lo sconto per i nostri associati è sempre comunque garantito nella stessa misura. Ok, diciamo come fare a partecipare a questi gruppi d'acquisto. Certo, guarda, semplicissimo, andare sul nostro sito ecoverso.org e lì c'è tutto spiegato per filo per segno, ci sono anche
tutti i modelli di auto che noi acquistiamo in gruppo, con tutte le caratteristiche tecniche, e ci sono tutti i gruppi d'acquisto suddivisi per marchio, con le scadenze, le tempistiche dei gruppi, e una persona si può registrare gratuitamente senza impegno al gruppo di acquisto che abbiamo in corso, scoprendo così gli sconti che riusciamo a ottenere, chi sono i fornitori dei gruppi d'acquisto, e solo a quel punto, una volta che uno ha capito chi sono i fornitori, quali sono gli sconti, se è effettivamente intenzionato ad acquistare con noi, solo in quel caso paga la quota associativa del Coverso, che sono 20 euro all'anno, una cifra simbolica, ma è più che altro una presa di impegno, perché a quel punto noi passiamo i dati del nostro associato al concessionario che lui ha scelto, e il concessionario lo contatta per formalizzare il contratto, sapendo che appunto quel nostro associato si è impegnato, ci ha dichiarato che è seriamente intenzionato ad acquistare l'auto. Bene, bello, vi invito tutti ovviamente a visionare il sito, che è molto chiaro, e tutte queste domande che io ho fatto sono all'interno nella FAQ del sito, dove potete appunto leggere tutto. Una cosa, Luca, c'è pochissimo tempo, mi dispiace, però, perché voi siete anche attivi con diverse iniziative che sono interessantissime, velocemente. Sì, guarda, noi appunto siamo nati con i gruppi d'acquisto, ma sì, oltre a quello facciamo i corsi per insegnare a chi guida un'auto ibrida a fare veramente più di 25-30 km con un litro, e i corsi per spiegare a chi è interessato ad acquistare un'auto elettrica, sì, tutto quello che c'è da sapere rispetto a modi, tempi e costi di ricarica, che sono veramente tante informazioni. Martedì, anche quello, martedì sul nostro sito c'è tutto. Sì, martedì ce n'è proprio uno. E ne avete, esatto, fatto uno martedì scorso, cioè questo martedì. Esattamente, cioè in questi giorni proprio siamo pieni di eventi, perché uno dei partner con cui noi collaboriamo è il Politecnico di Milano, e abbiamo avuto l'onore martedì scorso, il 5 di ottobre, di tenere il nostro corso, appunto quello sulle auto ibride, ai docenti, personale e studenti del Politecnico di Milano, e martedì prossimo, il 12, ne terremo un altro di corso, quello relativo alla ricarica delle auto elettriche, sempre a docenti, personale e studenti del Politecnico. E poi vi sbizzarrite con le gare anche. Ah sì, quello è il nostro divertimento. Sì. Noi facciamo anche i raduni tra i nostri associati, sì, all'interno dei quali facciamo la gara automobilistica amatoriale, in cui premiamo non, come al solito, l'auto più veloce o l'auto più bella, ma l'auto che consuma e inquina meno. Questa, certo, è la logica un po' rivoluzionaria dei nostri raduni, delle nostre gare. Anche di quello trovate tutte le informazioni, sì, sul nostro sito. E proprio domani, domenica 10 ottobre, a Padova abbiamo finalmente torniamo a fare le nostre gare, che non facciamo da 2 anni causa Covid. Finalmente torniamo a fare le nostre gare, infatti non vediamo l'ora, abbiamo più di 30 piloti in gara che non vediamo l'ora di rivedere dopo tanto tempo. Insomma, sarà veramente il ritrovo, come il ritrovo dei compagni del liceo. Grazie Luca, sei stato fantastico, mi hai spiegato tutto, però ti devo salutare. Non ti preoccupare Emanuele, grazie a te e a presto. Ciao a tutti. Ciao Luca, grazie mille. Ciao ragazzi, io sono già in ritardissimo, il mio direttore mi cazzerà, ma devo chiarire tutti gli aspetti. E ciao ragazzi, buon sabato, ci vediamo sabato prossimo con un'altra puntata di Wasabi Street.